Cambia programmazione Mediaset aprile, un altro domani allunga, chiude il GF BP7. Cambia programmazione sulla rete Mediaset durante il mese di aprile 2023. Le novità del palinsesto riguarderanno la fascia del pomeriggio e del prime time. Dato che i cambiamenti saranno dettati dalla chiusura del Grande Fratello VIP7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti salutando il suo affezionato pubblico. A quel punto, ci saranno degli stravolgimenti nella programmazione della rete ammiraglia. Il cambio programmazione Mediaset del mese di aprile riguarderà l'appuntamento con il Grande Fratello VIP7. Dopo 7 mesi di messa in onda su Canale 5, si arriverà al gran finale di questa edizione che saluterà così il suo affezionatissimo pubblico. La finale di quest'anno è prevista per lunedì 4 aprile nel prime time di Canale 5, e questo il giorno in cui sarà proclamato il trionfatore di quest'anno che potrà portarsi a casa il montepremi da 100.000 euro, di cui la metà andrà devoluto a un ente benefico. A quel punto, resterà scoperta la serata del lunedì, dopo una settimana senza trasmissioni di genere reality show. Ecco che Mediaset tornerà a puntare sull'Isola dei Famosi, la cui messa in onda è prevista dal 17 aprile in poi su Canale 5 per 10 settimane. Tuttavia, con la fine del GF VIP in prime time, ci saranno delle variazioni di programmazione anche per il daytime. Dove non ci sarà più spazio per la striscia delle reality show Mediaset condotto di Alfonso Signorini. Da lunedì al venerdì, infatti, non ci sarà più il consueto daytime del GF VIP7 subito dopo la striscia di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi. Ad approfittarne sarà l'appuntamento con la soap opera Un altro domani. Stando a quanto apprende Blasting News. Dal 4 aprile in poi, ci sarà spazio per delle puntate più lunghe della soap opera iberica. Dal 4 aprile, infatti, la messa in onda degli episodi di Un altro domani è prevista dalle 16.40 alle 17.25 circa, gli episodi nel daytime feriale di Canale 5. Quindi, si allungheranno di 10 minuti al giorno, facendo sempre da traino all'appuntamento con Pomeriggio 5. Va detto, però, che in questi mesi di programmazione autunnali e invernali, gli ascolti della soap spagnola non sono stati soddisfacenti. La media attuale risulta essere di appena 1,3 milioni di spettatori al giorno. Con uno share che si piazza tra il 13 e il 14% e punti che hanno sfiorato il 16%. Numeri decisamente distanti da quelli che, quotidianamente registrano le altre soap del pomeriggio di Canale 5. Ossia Beautiful e Terra Amara che viaggiano su una media compresa tra il 20 e il 23%. Tot sneam, că și pești mari sunt slabi, balotez pe tot sleam. Spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint. Mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind. Scui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa-i betonul, underground, 97 am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu, așa e. Și zici că Stone Ford, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când Dell era broc și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gang.